Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Crash Bandicoot Insane Trilogy. Allora, prima di tutto, c'è un filmato? Vediamo perché non me lo ricordo per nulla. Ok, nessun filmato. Volevo chiedervi scusa perché gli ultimi due video di questo gioco li ho registrati manco fossi una femmina con il ciclo. E a proposito, colgo l'occasione per chiedere al pubblico femminile, se esiste, ma mi spiegate perché il fatto che vi esca del sangue dal varco celestiale debba per forza rendervi irascibili? Cioè, più che altro, c'è un fondamento per questa diceria oppure è soltanto una cavolata? Fatemelo sapere, visto che boh, così, era una cosa che mi premeva davvero tanto sapere. Ok, adesso che ho detto le mie solite stupidaggini, oggi cercherò di lamentarmi un pochino di meno. Io però non prometto mai nulla perché non faccio promesse che non posso mantenere e quindi preferisco prendere le cose per come vengono, mettiamola così. Però nonostante tutto, i livelli che dovrei affrontare in questa parte dovrebbero essere fattibili. Anche perché credo di non dover entrare in nessun livello con i veicoli. Abbiamo capito che sono quelli che mi mettono in difficoltà. Lì stavo già per cadere perché il doppio salto l'ho fatto tipo all'ultimo istante, quindi perfetto. Allora, mannaggia. Ok, e mi sono dimenticato ciò che stavo pensando, quindi perfetto, continuo a perdere colpi. No, più che altro volevo dirvi che dovevo parlare di questo livello, giustamente, che uno lo affronta così senza spiegare nulla. Ma che cavolo di Wolfrue? Mamma mia, sto cadendo in basso. Future Frenzy è un livello in cui non si possono prendere tutte e due le gemme, perché bisogna prima andare nella zona segreta. E per arrivare in quella zona segreta bisogna raccogliere 15 reliquie. Però, stesso discorso di Hangemaig per la gemma gialla. In realtà si potrebbe andare in questo livello direttamente dalla zona segreta la prima volta, visto che no, in realtà sono 20 reliquie che servono, scusate. Visto che 20 reliquie si possono ottenere prima di visitare questo livello per la prima volta. Comunque, non ci interessa, andiamo ad affrontare il boss di Engine che per forza ci farà usare Coco. Mi sembra anche giusto. Ehi, vogliamo darci dentro? Vediamo chi tra noi è davvero obsoleto. Beh, comunque, una cosa che Crash 3... Anzi, facciamolo parlare. Ok, allora mi ricordavo male, non dice nulla. Una cosa che Crash 3 fa 10 volte meglio rispetto a Crash 2 sono i boss, perché qui davvero non c'è discussione, sono migliori, sono più originali, sono anche più difficili, che per carità la difficoltà è sempre bassina, però è già qualcosa in più. Solo io posso morire contro Entropy, questo lo riconosco, ma dai, un piccolo errore a volte può capitare a tutti quanti. Comunque, che è una cosa, neanche a farlo apposta, l'ultimo video di Crash of the Titans abbiamo affrontato Engine, adesso dobbiamo sconfiggerlo di nuovo. Anche se questo boss è decisamente più ispirato, ma l'ho detto anche in quel video. Cerchiamo di accelerare un po' le cose perché anzi, in realtà andare un pochino più lento mi converrebbe, visto che se faccio tutto troppo velocemente rischierei di dover affrontare, come si chiama, Orange Asphalt. E non mi va. Ecco, perché quelli sono livelli che mi hanno fatto diventare un pochino isterico. Sì, vabbè, dai, esageriamo. Sulla superficie della luna, dai, il concetto di questo boss è troppo figo. Poi che sia comunque abbastanza una cavolata ormai, ci sta, però da piccolo poteva creare un sacco di difficoltà. State attenti a questo razzo. Sulla PS1 non si capiva cosa fosse, sembrava tipo
un sasso dorato, no? Una roba simile, qui l'hanno reso meglio sicuramente. E io, come davvero un genio, mi sono fatto colpire. Vabbè, facciamo finta che era per dimostrare la veridicità di ciò che ho detto. In realtà ancora non l'ho detto, ma comunque vi toglie un sacco di salute per farla breve. Allora lì c'è la terra, mamma com'è bella, disegnata sullo sfondo, bruttissima. Ok, abbiamo finito. Allora, abbiamo sbloccato il bazooka, il potenziamento che io nella mia vita ho sempre considerato di meno, ma non volontariamente, proprio mi dimenticavo di averlo. Niente filmati? Allora è vero che la storia si ripete. Di nuovo Engine non è riuscito a sconfiggerti. Cosa? Pagherai per questo affronto? Oh, la mia povera testa. Non sono molto in forma ultimamente. La fine è vicina. Ancora 5 cristalli e manderai a monte il mio piano. O forse... Tralasciando l'animazione di Crash che rimane impalato come un idiota, ma Cortex che non finisce le frasi. Vabbè, ho già criticato il doppiaggio italiano, possiamo anche parlare d'altro. Allora, Flaming Passion è l'ultimo livello in Arabia ed è il primo che dobbiamo affrontare per fare le cose per bene, dai. Visto che c'è la gemma verde... E il primo livello di questa Warp Room, che è Gone Tomorrow, necessita di quella gemma per prendere anche la gemma delle casse. È lo stesso discorso di Tomb Raider e Sphinxinator, che significa che possibilmente non dovrei morire. E vabbè, là proprio mi è andata di lusso, stavo già per cadere, ok. Io ho problemi a confondere magari avessi problemi a confondere proprio... stare alla grande. Ho dei problemi con la profondità. Forse perché gioco da sdraiato, non è una cosa consigliata. Ok, mamma mia. Allora, il bazooka. Magari, visto che ce l'abbiamo, usiamolo, perché... Che cavolo, poco tempo fa io mi sono rivisto i video dell'ira di Cortex. C'era quella parte dell'ultimo livello che... era difficilissimo, io tutto preoccupato, ma che se avessi usato il bazooka, come qualsiasi persona normale avrebbe fatto, avrei reso le cose molto più facili. Ricordatevi sempre, allontanatevi quando avete il potenziamento della super giravolta e quando ci sono delle TNT su delle casse, perché altrimenti le farete esplodere e non è una cosa bella, soprattutto in questo livello. Ok, qui facciamo... No, niente, volevo attivare la TNT, non ce l'ho fatta. Facciamo così. Allora, con il bazooka, piccola cosa, non so se ve l'ho mai detto, ma non si possono rompere i checkpoint, perché ovviamente altrimenti si potrebbero saltare intere sezioni di un livello. Renderebbe le cose troppo facili. Qui hanno fatto una death route, un passaggio della morte sensato, ovvero non c'è bisogno di morire per prendere tutte e due le gemme. Infatti, alla fine di questo percorso potremmo ritornare sul livello principale. Per quello sono andato in avanti, ho rotto quella cassa, così sono sicuro di non dover tornare indietro. Qui attenzione. Non so, ma con quelli mi trovo un pochino fuori tempo. Forse è l'effetto sonoro che mi destabilizza un po'. Allora, qui checkpoint metallici, mi sa che noi non l'abbiamo ancora incontrati. Cavolo, ho dato per scontato che ci fosse un invisibile, lì ho fatto la scivolata verso il vuoto. Vabbè, errore mio, ci sta. Non mi ricordo neanche se ci fosse su PS1 il muro invisibile in quel punto. Ok. Dicevo, ma io sono andato a prendere le gemme in... No, non sono andato. Ok, quindi è la prima volta che... vediamo i checkpoint metallici. Che questo che faccio? Non lo uccido. Perché in realtà si trovano nel quarto livello Boneyard. Sì, un pochino più lenta sta piattaforma, mi raccomando. Posso dire, è un peccato che abbiano fatto due livelli di notte e solo uno di giorno. Perché sinceramente a Hang Mike l'ho
l'ho preferito di più rispetto agli altri due. High Time non mi è mai particolarmente piaciuto, questo invece, sebbene sia forse più corto, ma mi ha sempre divertito di più. Ora il bonus, e qui c'è una cosa da non dimenticarsi: non c'è un interruttore delle nitro in questo livello e compaiono solo nel bonus, il che significa che si deve per forza distruggerle con il bazooka. Ora, se fossi stato come qualche anno fa, me ne sarei di sicuro dimenticato, stavolta no. Vabbè, diciamo che è proprio il bonus che ti spinge a distruggere per non rischiare, perché sono posizionate in punti abbastanza scomodi. Qui bisogna passare dall'altra parte e poi distruggere le casse freccia, oppure distruggerle quando ci si trova a sinistra e poi saltare, tanto con il doppio salto e la super giravolta noi possiamo arrivare dappertutto, perfino in Australia, anche se non esiste. Io poi faccio ste citazioni sempre con mesi e mesi di ritardo rispetto a quando erano in voga certi argomenti, ma vorrei poter dire di farlo apposta, ma non è così. Tutte le casse, perfetto. Qui proprio mi concedo una leggerezza. Ok, quindi siamo a metà video. Ho fatto due livelli, un boss. Mi è dispiaciuto non poter continuare a fare una warp room a video, però... Cosa? Vabbè, non so se si è sentito dal microfono. Presumo di sì. Ma addirittura qui siamo a livelli superiori, perché se negli altri video l'assistente Google si apriva e basta, adesso mi parla anche durante i video, proprio perfetto. Andiamo in Gone Tomorrow. Nessun filmato, ok. Che poi sto facendo della pubblicità negativa a Google con questi video, ma non lo faccio di proposito. Scusatemi. Eppure io credo di parlare in modo abbastanza chiaro. Bene che bisogna usare il bazooka, però non voglio abusarne come un idiota qualsiasi che non se la sa cavare senza armi. Quando ero piccolo pensavo che questi robot si potessero distruggere solo con il bazooka, appunto. Invece basta una classica giravolta. Ok, allora questo livello ci costringerà... Ma poi io direi di... Visto che posso, no? Non credo che si offende qualcuno se non uccido quel tizio. Visto che negli ultimi video sto un pochino superando, no? Questa mia pignoleria patologica. Allora, in questo livello dovremo... tornare indietro una volta per prendere la gemma delle casse. Per fortuna... ci sarà una piattaforma che... ci permetterà di tornare indietro, non dovremmo farlo manualmente. Allora, qui attiviamo queste due casse. Ok. E la parte semplice. Ma avete visto come ha le crisi epilettiche Crash? È colpa della mia levetta analogica. Perché non gioco con i tasti direzionali? Boh. Che poi anche da piccolo io giocavo con la levetta analogica. Vabbè. A meno da quello che mi ricordo. Che bello il cristallo. Mamma mia, addirittura sono riuscito a non prendere il cristallo. Ci vuole coraggio per fare ste robe. Beh, adesso è tutta una sezione in 2D, tranne la parte finale, però... Porca di quella, Non ho voluto fargli subito la giravolta perché mi sono spaventato della TNT. Ok, sto senza maschera, è una situazione che a me non piace mai. No, mannaggia, avrei potuto usare il bonus come checkpoint dopo. Vabbè, ma io non morirò, cioè... Questo video lo farò alla grande. In realtà sono già morto, però è stato più un errore logistico il mio. Beh, qui, giustamente, visto che questi sono gli unici 5 livelli in cui uno può usare il bazooka, perché alla fine gli altri... uno ci deve ritornare, ma si affrontano anche senza bazooka. Ci mettono tutte queste nitro da dover distruggere, perché altrimenti sarebbe un potenziamento inutile. Ma alla fine lo è lo stesso. Un pochino come la super panciata.
Ok. E non so neanche a quante parti siamo arrivati. Credo che siamo quasi a 40 o 3, non lo so. Quasi 40. L'ultimo mio walkthrough di 40 parti è stato Crash 3. Adesso per farvi un po' vedere come cambiano i tempi. Perché prima feci 40 parti solo su Crash 3, adesso su tutti e tre i giochi forse riesco a superare quelle 42 parti, non 40. Vabbè, purtroppo ci sono tante cose da fare. Perché dobbiamo prendere le gemme, le reliquie. Ragazzi, le reliquie dei livelli con i veicoli saranno una roba... piango già, veramente. E queste vite? Che dobbiamo fare? 30 vite fino alla fine del gioco? Come faccio ad ottenerle? Mamma mia, che vergogna. Ho capito che Crash 3 è tirchio, c'ha il braccino corto. Però è anche colpa mia, visto che ne ho perse troppe. Lo scorso video è stato una roba assurda. Non l'ho neanche voluto rivedere. Di solito... Cosa ho fatto? Di solito almeno una volta li rivedo i video. Invece no, mi sono... Mi veniva troppo innervoso. Ok, quindi questa zona, questo passaggio della gemma lo abbiamo affrontato senza problemi. E questa piattaforma ci condurrà da quelle casse. In realtà noi dobbiamo ripartire da questo punto solo per una cassa. Proprio le grandi idee della Naughty Dog. No, scherzo, in realtà questa cosa l'avrei preferita anche in altri livelli. Ovviamente con un passaggio, non che ogni volta dobbiamo fare il livello a ritroso. Con quella telecamera poi non è per nulla comodo. Stavo andando dritto nel laser, perfetto. Ecco, perdere adesso sarebbe alquanto scomodo. Anzi no, in realtà erano anche queste due casse. Parentesi, uno teoricamente credo dovrebbe usare quella TNT, ma si possono anche distruggere con il bazooka. Tanto passa attraverso le casse metalliche. È troppo all'avanguardia sto bazooka. Ok, adesso vuoi un checkpoint nella mia vita? È possibile? Io faccio così perché di morire contro ste robe non ne ho voglia. Ok, quindi c'è quest'ultima parte. Allora, si è aperto di nuovo l'assistente, perfetto. Senza checkpoint io sono sempre un pochino titubante. Ok, qui. E lo volevo uccidere per forza, capitemi. Anche quello magari. Questo è un nuovo ballo, non fateci caso. Tanto oggi qualsiasi cretinata diventa virale. Non vedo perché avere le convulsioni non possa diventarlo. Ok, sì, il messaggio subliminale neanche lo considero più, tanto che ci sono abituato. Cioè, mi dovrei vergognare proprio. Ok, quindi abbiamo preso due cristalli, due gemme per livello, tranne Future Frenzy. In realtà tre cristalli. No, sto dicendo cose a caso, ve lo giuro. E adesso... Dai, facciamo Mad Bombers. Io che sbaglio sempre tasto. Però lo facciamo con Coco, visto che gli ho fregato il livello, poverina. Vediamo però se c'è sempre un filmato. No, hanno smesso di cagarci. Mettiamola così. Dobbiamo abbattere i bombardieri. Ah, come il doppiatore di... di Broly. Tra parentesi, sono andato a vedere il film al cinema, mi è piaciuto. Chi mi segue da tanto tempo sa che io disprezzo, no, magari disprezzo no, però non mi è mai piaciuto il personaggio di Broly. Devo dire che questa sua nuova versione è molto più interessante e sono curioso di vedere come verrà utilizzato nelle prossime storie, perché di sicuro verrà utilizzato, cioè è scontato. E poi vabbè, Freezer, ma Freezer è proprio... cioè lui comanda a prescindere. Peccato per i suoi desideri che sono diventati un pochino... infantili, però... è il processo di cambiamento di Dragon Ball, non ci possiamo fare nulla. Ok, chiusa questa piccola parentesi. Vabbè, i livelli aerei... l'ho già detto, li preferisco qui. Li trovo molto più vivaci, anche questo qui che...
sembra tutto, almeno nell'originale era tutto bianco, qui lo vedo più, più acceso, non lo so. E anche i controlli mi piacciono di più. L'unico livello dove i controlli li trovo migliorati. Come al solito devo stare attento a non prendere il cristallo prima della gemma, sennò sono cavoli. Ma non credo di arrivare mai a quel punto. Cioè lì, se fai una roba simile vuol dire che devi proprio smettere di esistere come persona. Ok, ho preso troppo in fretta tutte le casse e mi dà fastidio che ora devo distruggere due di sti cosi consecutivi. E l'altro si troverà sicuramente. E dov'è l'altro? Ah, ok. Vabbè, dai, non voglio. Fatemi chiudere al 100% di salute. Ma che? 98, dai, come Gianchio. Ci sta. Fatto totalmente apposta. Ma che gittata sta roba, mamma mia. Ok, gemma cristallo. Video pulito. Non vi ho rotto le scatole con le mie lamentele. Perché non ho fatto livelli sulla moto. Io l'ho fatta apposta questa cosa. Ovvero di dover iniziare il prossimo video con Orange Asphalt. Almeno così, se fa schifo, posso sempre ricominciarlo. Spero di no, ovviamente. Quindi mi auguro che questo video vi sia piaciuto, visto che il verbo sperare l'ho usato 2 secondi fa. Da Gianchio98 è tutto. Ciao ciao.